In questa ottobrata così calda e serena, la crisi aumenta ed esaspera le contraddizioni e i problemi sociali. Una crisi chiaramente non voluta da chi la sta pagando, una crisi determinata dalle grandi lobby finanziarie, dalle grandi lobby politico-economiche che stanno condizionando il destino del pianeta, ma in particolare anche quello dei paesi europei. È chiaro che la ribellione a questa crisi è oramai evidente in tutto il mondo, dalle roccaforti del capitalismo, di questo capitalismo, non è che ne esista un altro, però il capitalismo che oggi è stato sempre contrabbandato come la panacea di tutti i mali, come una società dalle magnifiche sorti progressive, oggi non solo fa acqua da tutte le parti, ma sta sempre evidenziando la sua insostenibilità come sistema economico, sociale e produttivo. La sua insostenibilità anche dal punto di vista del pianeta, delle distruzioni, dei drammi, delle scelte sbagliate, degli orientamenti energetici, sociali che producono e continuano a produrre non più la necessità di salvaguardare questo pianeta come bene comune, ma come un qualcosa da conquistare, da predare, da ridurre ai propri interessi particolari. Vediamo a New York come la ribellione s'avanza, vediamo in Inghilterra, vediamo nelle metropoli europee, vediamo i 30.000 posti di lavoro che vengono in qualche modo persi in nome del pagamento del debito. La Grecia sempre più cade dentro una situazione sociale che oramai neanche più a livello europeo, a livello diciamo planetario, dal cosiddetto capitalismo salva tutti può essere sostenuto. Ecco, dentro questo quadro chiaramente il nostro paese ci sta con tutte le scarpe, un paese che ha un governo infame, un governo delle grandi lobby legate agli interessi particolari di Berlusconi, alle grandi privatizzazioni, ma che sostanzialmente viene sconfessato anche da Confindustria. E questo è preoccupante, non tanto perché qualcuno sarebbe contento che Confindustria sconfessa Berlusconi, ma quando un'organizzazione come quella degli industriali entra in maniera così prepotente, a gamba tesa, dentro la politica, dicendo che la politica non serve più, perché la politica comunque è anche la difesa degli interessi delle classi subalterne, la buona politica dovrebbe essere questa, e allora c'è qualcosa che non funziona dentro questo paese. Quando Napolitano dice ed entra a gamba tesa anche lui nelle grandi questioni politiche, vuol dire che l'istituzione politica, la democrazia parlamentare è entrata in crisi. Ecco, noi pensiamo che per uscire da questa crisi va costruita un'alternativa, va costruito un programma che dice che il debito non va pagato, cosa non molto chiara perché nelle future alleanze che si fanno qualcuno ci ha detto, in particolare il Partito Democratico, che il debito lo pagherà. E su questo si alza anche l'occhiolino al grande centro, ai governi tecnici, a Montezemolo. E purtroppo non notiamo grandi prese di posizione anche sul terreno delle primarie di programma. Lo stesso Vendola, che abbiamo apprezzato il fatto che vuole costruire il cantiere dell'alternativa, continua a dire che le primarie sono una scelta culturale. Noi pensiamo che le primarie sono una scelta sul programma perché il debito pubblico non lo vogliamo pagare, il debito pubblico l'hanno determinato le banche e i padroni e lo paghino loro. Buon lavoro a tutti e a tutte.